Nuovo caso di meningite a Firenze. Si tratta di un giovane 22enne ricoverato da domenica sera all'ospedale di Ponte Annicchieri. L'ASL, dopo aver confermato dal laboratorio di immunologia dell'azienda ospedaliera Meyer la diagnosi da meningococco di tipo C, ha spiegato che il giovane si trova adesso in prognosi riservata. La situazione clinica si presenta stabile, senza però particolari complicazioni. Intanto, l'azienda sanitaria ha fatto scattare la profilassi tra tutte le persone che sono state a contatto con il ragazzo nel periodo di incubazione della malattia, quindi negli ultimi 10 giorni. Appello a tutte le persone che nella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio si trovavano dalle 22.30 all'una presso il pub The Lions Fantasy di Borgo Albizzi e dalle 1 alle 3 presso il locale Salamanca di via Ghibellina, frequentati dal giovane. Per scongiurare nuovi casi di infezione, chi era presente in questi locali in queste date è chiamato a sottoporsi alla profilassi. Con quello fiorentino salgono così a 37 i casi di meningite di tipo C in Toscana, arrivato dopo quello della 65enne di Monsummano, deceduta domenica dopo un'infezione fulminante da meningococco di tipo C. Anche in questo caso il Dipartimento per la Prevenzione si è subito attivato per l'indagine epidemiologica, sottoponendo a profilassi tutti coloro che sono entrati in contatto con la donna, per lo più familiari. Il bilancio dei morti da meningite sale così ad 8 nella nostra regione dall'inizio del 2015. Numeri allarmanti uniti all'incessante appello della regione che invita tutte le persone fino a 45 anni ad effettuare la vaccinazione. La firma del protocollo d'intesa che vedete nelle immagini è un passaggio burocratico ma anche il punto di partenza necessario per creare in Toscana, a Firenze, un nuovo centro di eccellenza mondiale della General Electric per lo sviluppo di turbine e compressori da produrre poi in Italia, nei siti industriali di Massa Carrara, Firenze e di altre regioni. Un'operazione da 600 milioni di dollari che è stata presentata nella sede della giunta regionale dai vertici della multinazionale con il ministro allo sviluppo economico Federica Guidi e il presidente della regione Toscana Enrico Rossi. È un altro tassello di una strategia di attrazione degli investimenti che stiamo facendo e che devo dire che negli ultimi mesi ha portato molte multinazionali, insomma, a rimanere e a investire ancora di più nel nostro territorio. Il governatore Rossi ha ricordato che quest'ultimo progetto culmina una partnership iniziata con General Electric nel 2010 che ha portato l'azienda a investire già a Massa Carrara, Firenze, Livorno e Piombino. Adesso ci rivolgeremo al governo per sottoscrivere entro 3 mesi l'accordo di programma. È importante questo anche per le piccole e medie imprese, perché sempre di più l'attenzione di General Electric si rivolge ad un sistema di piccole e medie imprese caratterizzate da una forte capacità di innovazione e da anche una forte capacità di ricerca. Quindi una cosa davvero per la nostra regione tutta, che non esiterei a definire di valore storico. Nel nuovo centro di eccellenza toscano di General Electric saranno impiegate 500 persone fra ingegneri e altre figure di elevato profilo professionale, con l'obiettivo di aumentare in 5 anni gli attuali volumi produttivi del 50% e il fatturato di 1,7 miliardi di dollari. Lo sviluppo dei prodotti inizierà quest'anno, la produzione vera e propria di turbine a gas e compressori centrifughi nel 2019. Accoglienza dei profughi, la Toscana passa alla fase B. Il punto della situazione è stato fatto in un incontro a Firenze fra tutte le parti in causa. Negli ultimi 2 anni la regione ha accolto 6.500 richiedenti asilo in 490 strutture diverse. Un modello di accoglienza diffusa a cui hanno collaborato associazioni di volontariato, amministrazioni comunali e cittadini e che, evitando grosse concentrazioni di immigrati in un unico luogo, ha favorito integrazione e sicurezza. Ma considerando il flusso costante di migranti in arrivo, occorre fare un passo in avanti, prima di tutto coinvolgendo tutte le comunità. Io penso che se si vuole comunque dare il segnale che la Toscana fa la sua parte come l'ha sempre fatta, è necessario che anche tutte le amministrazioni comunali facciano la propria parte, cioè accolgano ovviamente con le proporzioni, con i numeri che sono relativi a quelli che sono gli abitanti, l'infrastruttura eccetera, però devono fare il proprio sforzo, perché ci sono comuni e situazioni che sono sotto pressione da lungo tempo, ci appare corretto, ci sembra doveroso e tutti facciano la propria parte. L'assessore regionale alla sicurezza Vittorio Bugli ha dichiarato che per quest'anno è previsto un flusso di migranti analogo a quello del 2015, quindi occorre passare dall'emergenza ad una gestione dell'accoglienza ancora più strutturata sulla formazione e l'inserimento sociale. In Toscana le province che hanno accolto il maggior numero di profughi sono quelle di Firenze, Arezzo, Livorno e Siena.